auguri che mi appresto a fare a tutti i concittadini della nostra provincia di Napoli e dai nostri dipendenti diretti ed indiretti, è probabilmente l'ultimo che un rappresentante di questo ente, così come attualmente strutturato, potrà fare. Un disegno di legge all'esame della Camera dei Deputati e probabilmente modificherà questo assetto e trasformerà la nostra provincia di Napoli in città metropolitana. È chiaro che non è questa la sede nella quale esprimere le perplessità e i dubbi rispetto a questo percorso. La mia speranza e il mio augurio è che qualsiasi riforma, da quella delle province a qualsiasi altra riforma che si potesse fare, sia un qualcosa che trasformi il nostro Stato, la nostra amministrazione e i nostri enti istituzionali in qualcosa di più snello e di più vicino ai bisogni della gente, in qualcosa di moderno e che risponde ai reali bisogni della gente. Il mio compito comunque sarà, fino alla fine del mio mandato, quello di servire fedelmente questo ente, di dare risposte a quei cittadini, a quegli amministratori locali, tutti i sindaci, 92 sindaci della nostra provincia che quotidianamente si rivolgono al nostro ente, per dare risposte concrete. Badare in sostanza più al contenuto di quello che facciamo che al contenitore che probabilmente nel futuro ci dovrà avvolgere. Nell'ambito delle competenze della nostra provincia, sebbene con difficoltà enormi legate ai tagli che negli ultimi anni abbiamo avuto e sostenuto, e riuscendo appunto ad evitare un default totale per la nostra provincia grazie alle nostre casse che erano invece in forza e che quindi erano capienti per tutto quello che abbiamo ricevuto, abbiamo potuto avere delle scuole efficienti, abbiamo potuto avere un trasporto che ha retto, che ha funzionato e mi piace in particolare citare la nostra azienda CTP che ha dimezzato le perdite dal mio insediamento ad oggi, quindi fatto straordinario per le aziende di trasporto in questo momento storico. Mi piace dire che abbiamo curato l'ambiente e siamo riusciti ad eliminare, ad allontanare da tutti voi quello spettro dei rifiuti che, ahimè, nel momento in cui ci insediammo era perennemente pendente sulle nostre teste. Specie su quest'ultimo punto, quello dei rifiuti, devo dire che una gestione finanziaria in sostanza inappuntabile ha permesso di non fare avere a tutti i 92 comuni contraccolpi dal lato più strettamente finanziario ed economico, perché la provincia con forti anticipazioni a tutti i comuni è riuscita a portare avanti il servizio senza problemi. Prima di rivolgere un sentito augurio a tutti voi, in particolare consentitemi di fare un augurio con il cuore caloroso e di affetto a tutti i dipendenti diretti ed indiretti della nostra provincia di Napoli. Sono quelli che hanno consentito il lavoro che abbiamo svolto questi anni, sono quelli che hanno consentito i tanti successi che abbiamo raggiunto e sono quelli che hanno consentito nel silenzio di far sì che questa amministrazione fosse sempre presente lì dove chiamata e rispondesse sempre con risultati a quelle che erano le richieste che gli venivano poste. Per noi tutti è stato un anno particolare, un anno molto impegnativo e i 6 mesi che verranno, probabilmente anche in virtù di tutte le modifiche che ci aspettano, saranno forse ancora più impegnativi. Ma io non ho difficoltà a pensare che da tutti voi avrò una mano leale e corretta come l'ho sempre avuto in questi anni. Il nostro primo impegno, oltre a quello a quelli citati in precedente, è stato quello di salvaguardare i livelli occupazionali. Ebbene, a 6 mesi dalla fine del nostro mandato, posso dire di aver raggiunto, insieme alla mia giunta e a tutto il Consiglio Provinciale, questi risultati, in quanto è cosa notoria, le partecipate, benché attraverso un momento di modifica nella struttura fondamentale, le nostre partecipate non hanno lasciato a casa nessuna persona e quindi sono in perfetta regola. È un impegno che abbiamo mantenuto, che abbiamo assunto all'inizio e che continueremo a mantenere anche nei prossimi 6 mesi. È ovvio che i dipendenti sono i primi a cui fare riferimento, sono della nostra famiglia, sono quelli che collaborano e sono quelli a cui chiedo una mano particolare se questa transizione, queste modifiche ci dovessero essere, affinché questo percorso sia il meno sofferto possibile per gli utenti che hanno contatti con noi, a partire dai primi cittadini, dai sindaci, a tutta la popolazione della nostra provincia di Napoli. Che cosa fare come augurio poi invece a tutti i cittadini della nostra provincia? Io mi auguro a tutti voi, a tutti noi, una forte inversione di tendenza affinché quelle caratteristiche, quelle ricchezze strutturali e umane che il nostro popolo porta dentro
possano emergere e possano superare di gran lunga quelle che sono le difficoltà, purtroppo troppo spesso, tra virgolette, stereotipate, vengono invece diffuse come la vera nostra immagine. Dobbiamo saper fare un corpo unico, dobbiamo saper riscoprire degli elementi fondamentali, solidarietà, collaborazione tra enti istituzionali, tra associazioni di categorie, tra sindacati, tra forze imprenditoriali. Tutti insieme possiamo far ripartire la macchina di una provincia che, come provincia simbolo dell'intera regione Campania, può essere il vero traino di un rilancio che riguardi tutto il nostro sud. La collaborazione, quindi la solidarietà come elementi strutturali di una pace sociale, di una concordia sociale che in questo momento è ancora più sentita dato l'enorme disagio che la nostra nazione vive. Con questo penso sia l'unico e vero tracciato da seguire, l'unica strada da seguire tutti insieme, quindi con una grande collaborazione. Infine, auguro a tutti quelli che, come me, cristiani, un santo Natale, un Natale in famiglia, un Natale con gli affetti dei cari, e ovviamente estendo i miei auguri anche a coloro che sono di altre religioni o di altre razze, perché la nostra città, la nostra provincia, la nostra regione è stata sempre aperta, ospitale, multirazziale, e quindi auguro in un abbraccio ideale tutti voi che mi state ascoltando, sperando che questo anno sia un anno positivo e ricco di sorprese buone, di un riempimento di tutti quei contenuti che ognuno di noi ha nel proprio cuore. Auguri a tutti voi.